una volta che si è capito che questo mondo vissuto oggi è una sorta di promo, ossia di mondo promozionale, una prima che serve semplicemente per far stabilire ad ogni soggetto che cosa gli manca, coloro che hanno fatto e fanno esperienza di primato in questo mondo non sono in ultima analisi così assetati di quel primato che tuttavia hanno paura di perdere. Essi idealizzeranno quella pace, quella serenità, quella lontananza da tutte queste tribolazioni che bisogna affrontare giorno per giorno per restare lì in alto, al primo posto. Idealizzeranno il contrario di quel primato che oggi toccano inebriandosi, ma che gli toglie anche la fame e la sete, inducendo una saturazione, una soddisfazione, tanto che poi, quando si tratterà di bussare nell'altra vita, non si busserà per quello che si è già avuto, ma per tutto ciò che sarà mancato. E allora, ai primi, toccherà proprio quanto giudicheranno che gli sarà mancato, ossia quella pace, quella serenità che tocca agli ultimi, che sono finalmente in pace e non lottano come duramente sono chiamati a fare loro per mantenere il loro primato. È sorprendente la dinamica delle cose messa così, perché in effetti nel mondo che verrà coloro che saranno più assetati di sesso saranno proprio coloro che, avendo qui in questa vita dovuto vivere astinenza per motivi di vocazione, di scelta o di ordine, avranno idealizzato a tal punto il valore delle cose cui hanno rinunciato da essere coloro che più ameranno concretamente nel mondo che verrà le altre persone, mentre invece coloro che in questo mondo hanno profuso ogni passione sfrenata per il sesso saranno coloro che in eterno ne faranno di meno. È una cosa sorprendente ma anche giusta, perché questa vita promozionale si contrappone alla vita di tutto il prossimo. Pur essendo una vita sola, sul piano della bilancia vale come tutto il resto delle vite, perché questa è la vita propria. Le altre saranno vissute in comunione, con una maggiore distanza dalla vita, con la capacità di immedesimarsi anche in condizioni di sofferenza, però senza soffrire, con quel dovuto distacco oramai, come se rivivendo le condizioni reali della sofferenza, ciascuno di noi avesse preso un poderosissimo anestetico per vedere il dolore, però senza soffrire. Come facciamo noi oggi vedendo il dolore altrui a cinema, per quanto ci sia pianto, dolore, sofferenza e noi partecipiamo emotivamente, quel dolore reale dei personaggi noi non lo sentiamo. Così accadrà nel Regno dei Cieli. Ci sarà un distacco da tutta la sofferenza, perché la vita finalmente
sarà vissuta tutta nella ottica della gioia e ognuno avrà quello che avrà idealizzato in questa vita. I primi di questa vita non avranno idealizzato il primato, ma una vita tranquilla nei posti più bassi, privi assolutamente di ogni responsabilità. Se dunque mi consentite di dare un consiglio alle vostre intenzioni, è meglio che voi vi predisponiate qui a sacrificio, perché solo attraverso questa vera predisposizione non avrete il sacrificio se non è ciò che è stato destinato per voi, ma guadagnerete proprio in quel quadro dei valori che voi avete fissato come il vostro Divino Padre, perché il vostro compito qui è proprio di dare il contraccambio a Dio Padre. Dio Padre ha creato voi, si è messo in voi figli, ma affinché voi liberamente, grazie al vostro libero arbitrio, decidete quale padre ideale voi ritenete giusto per voi. C'è poi un altro motivo, diciamo così, reale. Il vero primo è chi non ha bisogno di dimostrarlo. E allora, se non lotta assolutamente per il primato, anzi concede agli altri di emergere e relega se stesso nelle condizioni più umili, è perché sente dentro se stesso che non ha alcun bisogno di dimostrare la sua supremazia. Quindi il vero primo è chi si mette in fondo a tutti e li serve tutti, sapendo benissimo di essere un gran signore che non è assolutamente minimizzato da quello che sta facendo, anzi, davanti agli occhi di Dio, ne è esaltato.